Buongiorno, bentornati in una fetta di paradiso, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi vi andrò a parlare di un argomento molto molto delicato. Ma prima di fare questo, vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campana per le notifiche e a lasciare un like se questa tipologia di video è di vostro gradimento. Ma Valentina, ma di cosa ci parlerai oggi? Un argomento delicato, oh mio Dio, ma soprattutto a chi ti riferisci? Allora, mi riferisco a voi, amiche mie. Amiche, colleghe e casalinghe, è un problema che ci affligge. Spesso e volentieri non sappiamo trovare rimedio. E qui subentra una fetta di paradiso. Io, con un metodo naturale che ho appena testato e che, vi assicuro, risolverà anche il vostro problema. È un problema che si trova in cucina, ovviamente, la patria è il luogo dove alberghiamo quotidianamente e dove spignattiamo allegramente. E vi sto parlando del piano cottura, ma non tanto la superficie del piano cottura quanto il fornello. Il fornello è colui che ci affligge maggiormente, perché spesso e volentieri non sappiamo come pulirlo. E guardate il mio, per esempio, che è tutto incrostato. Io lo pulisco quotidianamente, sia la base che la superficie, con anticalcare, con prodotti per l'acciaio, ma niente, questa patina resta qui, arpionata, non vuole andare via. E allora, che cosa si è inventato una fetta di paradiso? Ma niente di più semplice. Un metodo naturale al 100%, ma soprattutto un metodo velocissimo. E soprattutto il che non guasta, molto economico. Perché è naturale? Perché utilizza due ingredienti della natura. Perché è super veloce? Perché ci sono piccoli passaggi da fare e in pochissimi minuti otterrete una pulizia ottimale. E perché economico? Perché sono ingredienti economici, quasi a costo zero. Uno dei due lo abbiamo tutti in casa, quell'altro lo si può acquistare a circa 60 centesimi in tutti i negozi. Ma di che cosa ci stai parlando, Valentina? Ebbene sì, dell'aceto di vino bianco e dell'acqua del rubinetto. Questi due ingredienti vi risolveranno il problema, amiche mie, fidatevi. Io adesso vi mostrerò il semplicissimo metodo per pulire, disincrostare i fornelli del piano cottura e a fine procedimento otterrete un piano cottura come nuovo, con fornelli lucenti, splendenti, senza macchie, che sembrerà quasi che avete comprato la cucina oggi che l'avete pulita, perché torneranno come nuovi. La proporzione da utilizzare è 1 a 3, un bicchiere di acqua di rubinetto. 3 bicchieri di aceto di vino bianco. Una volta versati nel pentolino, vado ad accendere il fornello e lascio bollire. Quando inizia a bollire, vado a inserire il fuoco, prima la parte sottostante e poi la parte di sopra. Ingrandendo l'immagine si vede meglio questo passaggio. Trascorsi 5 minuti vado a girare il fuoco, entrambi, sia la parte di sotto che di sopra, e lascio bollire altri 5 minuti. Trascorso il tempo vado a sfilare i fuochi dall'aceto e acqua bollente e li vado ad appoggiare su un canovaccio pulito. Procedo il lavoro terminando gli altri 4 fuochi. Nel frattempo vado ad asciugare il fornello con il canovaccio in maniera approfondita. Qualora vedeste che non si procede tanto bene, potreste usare anche una retina di alluminio, quelle per pulire le stoviglie. Ma vedete che procedendo con pazienza il fuoco diventa tutto bello lucente e splendente. Guardate come si è pulito da ambo le parti, sopra e sotto. Vado ad asciugare anche la parte nera, sotto e sopra. Vi
Vi mostro la differenza tra il prima con un fuoco che ancora deve essere pulito e il dopo. Guardate che differenza notevole di pulizia, ma soprattutto di disincrostazione. Sembrano due fornelli totalmente diversi, non appartenenti allo stesso piano cottura, in realtà lo sono. Vado avanti anche nella pulizia dell'altro fornello, girandolo dopo 5 minuti, tirandolo fuori e facendolo asciugare sul canovaccio. Vado ad immergere anche la parte superiore con lo stesso procedimento e ora vado ad asciugare con il canovaccio il fuoco. È incredibile come sia venuto anche questo perfettamente disincrostato e pulito. Vado ad asciugare anche la parte nera. Anche in questo caso vi mostro il prima e il dopo. Questo ovviamente è il dopo, ma questo è il prima. Io ho due fornelli della stessa misura, guardate che differenza, veramente è impressionante. Quello di sinistra sembra nuovo, dietro soprattutto. È incredibile. E questa è la parte superiore. I primi due fuochi sono puliti, procedo con i restanti tre. Eccomi di ritorno, amiche mie. Avete visto la clip precedente? Come vi ho risolto questo problema che vi affligge l'animo? Io lo so perché affliggeva anche me. Soprattutto vedere la differenza tra il prima e il dopo a me ha rischiarato la giornata. E se non ci credete, ecco qui il prima, il fornello, il fuoco incrostato, questo che non mi faceva dormire la notte. E il dopo, il fornello nuovo, splendente, brillante, sembra acquistato or ora dal negozio. Guardate che differenza notevole, guardate che differenza. Ora, io spero che questa metodologia con ingredienti naturali, super economici, ma soprattutto super veloce, vi possa tornare utile anche per i vostri piano cottura. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi rimando al prossimo video, vi do un grandissimo bacio. Ciao, alla prossima!